cittadino, bandiera mezz'asta e un minuto di silenzio in centinaia calcinelli per l'ultimo saluto a Davide e Fabio Zandri, padre e figlio, morti in mare a Gimarra di Fano. Cade l'intonaco dal loggiato del Teatro della Fortuna a causa di una pallonata, transennato l'accesso sotto il campanile. Scogliere a Ponte Sasso di Fano, partiti i lavori di rafforzamento dei 9 setti con 3.000 tonnellate di massi. A breve al via anche l'intervento per i nuovi segmenti davanti a Bagnicarlo a Sassone. La quarto Savona 15 in prefettura, i resti dell'auto simbolo della strage di Capaci saranno esposti fino alle ore 23. Per Ricci sono un simbolo di memoria e di legalità. Il comune di Pesaro paga 3/4 di tari alle famiglie in difficoltà, stanziati 200.000 euro nel fondo anticrisi, le domande solo online dal 1 agosto al 30 settembre. La BCC Fano consegna 226 borse di studio per un totale di 82.000 euro in 26 anni, premiati quasi 3.000 studenti. Buonasera e bentornati sul canale 19 per una nuova edizione di Occhio alla Notizia. Oggi pomeriggio a Calcinelli di Colli al Metauro si sono svolti i funerali del piccolo Fabio e del papà Davide Zandri, morti annegati nelle acque antistanti alla spiaggia libera di Gimarra di Fano. Commoventi le parole di amici, parenti, vicini di casa, istituzioni e compagni di scuola. Anche il vescovo ha lasciato un messaggio: occorre frequentare il silenzio, ha scritto Trasarti, riflettere e pregare. Solo Dio potrà guarire il nostro cuore ferito. Sentiamo il servizio curato da Filippo Pucci. Oggi per le comunità di Colli al Metauro e Terre Roveresche è lutto cittadino. Una giornata triste segnata dal dolore, ma soprattutto di silenzio e preghiera. Nella chiesa di Santa Croce a Calcinelli si sono svolti nel pomeriggio di oggi i funerali di Davide Zandri, 44 anni, e del piccolo Fabio, di nemmeno 8, padre e figlio, che hanno perso la vita nella tragedia in mare sabato mattina scorso a Gimarra di Fano. La chiesa non è riuscita a contenere le tante persone intervenute alle esequie, officiate dal parroco Don Matteo Pucci, anche lui stesso commosso. Il cuore vicino di Fabio, che la sua vita ora saltella, gioisce, ora qui, veramente, è una cavalletta, un cerbiatto, non so qual è l'immagine che ti piace di più, ma lui ora, con tutta la sua vitalità, è lassù che salta, e quello c'è il papà, che come viene detto ieri, lo abbraccia, lo custodisce, gli affetta. Don Matteo ha poi letto il messaggio scritto dal vescovo di Fano, Armando Trasarti. Occorre oggi frequentare il silenzio, diventare pensosi, passare dall'emozione alla riflessione e dalla riflessione alla meditazione, dalla meditazione per chi riesce alla preghiera, per capire se possibile quel tempo accettare il mistero della sofferenza non spiegabile. Ma solo il Dio ferito, crocifisso, attraverso la nostra fede ferita, potrà guarire il nostro cuore ferito. Due comuni, quelli di Terre Roveresche, dove Davide, operaio metalmeccanico della Profilglas, era originario della frazione di Rupoli, e di Colli al Metauro, comune di residenza della famiglia, che hanno esposto le bandiere a mezz'asta e disposto l'annullamento di ogni manifestazione pubblica. Insomma, tutta la comunità e la parrocchia si è stretta attorno al dolore di questa famiglia, presenti ai funerali anche le istituzioni militari e quelle civili, tra queste anche la provincia. Oggi piange un'intera provincia e mi ha fatto piacere che sia il presidente della provincia di Rimini, di Ancona, di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, mi abbiano risposto: noi piangiamo con voi. Tanti anche i messaggi lasciati sui social: cara Stefania, ci stringiamo a te in questo momento di grande dolore, ricorderemo sempre il sorriso e l'allegria di tuo marito e del tuo bimbo, e la nostra vicinanza e il nostro sostegno ci sarà sempre, fatti forza per i tuoi ragazzi. A fine della celebrazione gli amici di Davide lo hanno voluto ricordare. Ora da lassù, insieme al tuo angioletto Fabio, ti chiediamo l'ultimo favore: sorveglia e proteggi la tua famiglia. A te Stefania, consapevoli di non poter cancellare l'assente e il dolore, ci impegneremo ad essere presenti nei giorni futuri per sostenerti, incoraggiarti e darti la forza nella quotidianità.
Presenti alla funzione anche gli alunni e le maestre della scuola che Fabio frequentava. Indimenticabile l'abbraccio di fine scuola con i tuoi amichetti, che ora rivediamo tutti insieme più caloroso che mai. Ora siediti ai bordi dell'aurora, perché si leverà il sole. Abbracciamo te e il tuo papà. Ora Fabio sarai sempre nei nostri cuori, la tua classe. Intanto, online, prosegue la raccolta fondi sul sito GoFundMe per aiutare la famiglia di Davide, al fine di dare una mano alla moglie Stefania e ai suoi due figli. Quello che è stato fatto per la famiglia di Davide, del piccolo Fabio, è veramente incredibile e riempie d'affetto questo nostro cuore che da sabato mattina è bucato. Mi piace pensare che tutto questo sia partito da Fabio e da Davide e dal suo essere buono come un pezzo di pane. Chi ha conosciuto Davide sa di cosa parlo. Un abbraccio, un saluto e un ringraziamento a tutti. Alla fine della celebrazione, gli amici di Davide e i compagni di Fabio hanno fatto volare in cielo dei palloncini bianchi. È morto all'età di 96 anni il professore Enrico Ricci, pittore e incisore tra le figure di riferimento della Scuola del Libro. Ad esprimere cordoglio anche il sindaco di Urbino Maurizio Gambini, che aveva conosciuto l'artista da più vicino in occasione della mostra delle sue opere allestita nelle sale del Castellare qualche anno fa. Ricci è stato uno dei maestri della tradizione artistica urbinate, ha ricordato Gambini, che ha aggiunto: la sua forte personalità e il suo tratto sono ben riconoscibili in ogni sua creazione. Il funerale si terrà domani alle 9:30 partendo dall'obitorio della residenza Montefeltro per poi raggiungere la chiesa della Santissima Annunziata. Dopo l'esposizione nel cortile del liceo scientifico a Pesaro, la Quarto Savona 15, ovvero i resti dell'autosimbolo della strage di Capaci, sarà visitabile dalla cittadinanza nel cortile della prefettura fino alle ore 23. Un simbolo di memoria e di legalità, ha commentato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Un'opera strategica ma allo stesso tempo fondamentale per non dimenticare chi è morto su quella macchina. Uomini che hanno sposato la causa della difesa dello Stato e della lotta alla mafia, che sapevano di rischiare la vita quotidianamente, ma non si sono mai sottratti. L'iniziativa, ha concluso Ricci, è un modo per tenere sempre alta l'attenzione rispetto alla criminalità che non ha confini. Serve per ricordare grandi uomini come Falcone e Borsellino, la loro scorta e tutti coloro che sono morti. Oltre al primo cittadino, al momento istituzionale di questa mattina, sono intervenuti il prefetto Tommaso Ricciardi e il questore Raffaele Clemente. Cambiamo argomento. Dopo anni di attesa, finalmente a Ponte Sasso di Fano sono iniziati i lavori per rafforzare le scogliere. Domani invece si deciderà quando avviare i lavori a Sassonia davanti a Bagnicarlo. Il litorale di Fano sempre più protetto grazie alle scogliere. Il vice sindaco e assessore alla difesa della costa, Cristian Fanesi, ha annunciato l'arrivo di una chiatta a Ponte Sasso di Fano e l'avvio dei lavori attesi da anni. In questi anni l'esperienza ci dice che sono lavori tanto attesi sia dagli operatori balneari, che ovviamente sono sempre molto attenti a questi temi, ma anche dai cittadini, perché in molti casi le scogliere vengono poste a difesa delle spiagge libere. Dunque siamo contenti di poter dire che questa mattina sono iniziati i lavori per rafforzare le scogliere già esistenti di Ponte Sasso e dovrebbero durare una decina di giorni, ovviamente tempo meteo marino permettendo. Lavori che interessano solo il rafforzamento delle scogliere che già esistono, che probabilmente hanno perso nel tempo la loro funzionalità piena, e quindi le rafforziamo soprattutto per quanto riguarda le parti terminali, le famose teste di ciascun setto, che in totale sono 9. Siamo partiti da sud questa mattina, partiremo da sud e poi verremo a nord progressivamente, con la ditta che col motopontone posizionerà appunto questi scogli, che alla fine saranno circa 3.000 tonnellate. L'importo complessivo dei lavori è di quasi 300.000 euro e andrà a beneficio delle spiagge, delle infrastrutture e, come auspica l'assessore, del turismo. Questo però non è l'unico intervento in atto. Stanno continuando e continueranno fino al 30 di luglio i lavori per il rifacimento delle
scogliere ex novo, quindi le nuove scogliere di Metauriglia, a difesa della prima parte dal fiume Metauro verso Torrette, lavori che abbiamo ottenuto di poter fare fino al 30 luglio e siamo molto contenti perché la ditta Slimar, che è stata incaricata da noi sia per quanto riguarda le scogliere di Metauriglia, sia per questo intervento a Ponte Sasso, si sta comportando bene e continuano ad arrivare scogli dalla Croazia, la prossima nave attesa per giovedì, e quindi sicuramente è un lavoro che sta procedendo molto bene, anche col favore del meteo. Per Sassonia invece la situazione è diversa perché abbiamo già fatto la gara, abbiamo già nominato la ditta vincitrice, domani avremo un incontro molto importante nella quale capiremo insieme a loro quando potranno iniziare i lavori anche a Sassonia. Siamo consapevoli del fatto che in piena stagione estiva fare i lavori è molto, diciamo, scomodo, difficile, perché ovviamente il mare è fruito, però abbiamo preso l'impegno di iniziare il prima possibile, quindi chiederemo alla ditta di poter organizzarsi per iniziare appena potrà. A causa di una pallonata, questa mattina si è staccato ed è caduto l'intonaco ad alloggiato del Teatro della Fortuna, per fortuna senza provocare danni a persone. Intorno alle 11 i pompieri hanno messo in sicurezza la zona sotto il campanile con del nastro segnaletico, prima di un successivo intervento di chiusura con delle transenne di metallo. L'assessore Fabiola Tonelli ci ha fatto sapere che l'ufficio lavori pubblici si è attivato per cercare di ripristinare la situazione il prima possibile e comunque garantito l'accesso al teatro. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Fano. Una ciclista è rimasta lievemente ferita in un incidente avvenuto questa mattina a Fano. È successo intorno alle 10.30 nella rotatoria tra via Roma e via Pertini, dove una Fiat Punto condotta da una 32enne residente a Lucrezia di Cartoceto è entrata in collisione con una fanese di 66 anni in sella alla bicicletta. Quest'ultima, caduta a terra per l'urto, è stata trasportata in codice verde all'ospedale Santa Croce, la Dinamica e al vaglio della polizia locale. Rimaniamo a Fano, dove prenderà il via un corso destinato ai politici di domani, ovvero ai giovani che avranno la possibilità di partecipare a diversi incontri con esperti, giornalisti, imprenditori e docenti universitari. Dal 13 al 15 luglio, nelle sale dell'Opera Don Orione a Fano, si terrà una summer school sociopolitica destinata ai giovani dai 16 ai 35 anni, con una valenza di livello nazionale. Attualmente sono 35 ragazzi iscritti con un'età media di 28 anni, di cui 21 provenienti dalle Marche e 14 da altre regioni. Saranno 25, invece, gli interventi di docenti universitari, esperti, scrittori, giornalisti, imprenditori e dirigenti aziendali, che animeranno le tavole rotonde e i laboratori, a cui si aggiungeranno 10 rappresentanti di enti, associazioni, movimenti, istituzioni pubbliche e private che in qualità di sostenitori e collaboratori dell'iniziativa porteranno il loro contributo durante le 3 giornate. I temi affrontati invece rientrano in 4 aree tematiche: l'economia, la formazione, il territorio e l'ambiente. Una formazione prettamente sociopolitica che deve aiutare i giovani ad avvicinarsi alla politica, perché i giovani sono il nostro futuro e saranno la nostra futura classe dirigente, quindi devono capire prima di agire quelli che sono gli aspetti fondamentali della realtà e devono interpretarli anche in modo critico, quindi quello che è la realtà economica, la realtà sociale, l'ambiente che li circonda, con 2 momenti aperti a tutta la cittadinanza, in particolar modo il 13 mattina alle ore 9.30 al Cinema Masetti e il 15 alle ore 15 sempre al Cinema Masetti con la consegna degli attestati per i partecipanti e ecco, la relazione di chiusura del professor Zamagni e di altri relatori che interverranno all'incontro. Se siamo sull'orlo di una catastrofe ambientale, della terza guerra mondiale, di una grave crisi economica planetaria, ha commentato il direttore dell'ufficio pastorale per i problemi sociali e il lavoro, vuol dire che noi adulti non abbiamo le risposte a questi problemi. Dobbiamo confidare nei giovani che, ponendosi le domande giuste, sapranno risolvere insieme ciò che noi non siamo in grado di fare. È sicuramente un'edizione virtuosa sia perché i ragazzi si potranno conoscere ma anche riconoscere in un ruolo politico che non è dei solo i governanti, ma in un ruolo in cui i ragazzi potranno veramente arrivare alla cattedra dopo aver ascoltato quelli che sono i professionisti per elaborare quelle che sono delle proposte sul settore ambientale, proposte sul settore dell'economia, proposte proprio sulla responsabilità che ognuno di noi ha nel vivere una città e
in un territorio anche più diffuso, se pensiamo anche in Europa, perché proprio l'obiettivo è proprio quello di creare anche un senso di Europa molto definito. Nei giorni scorsi l'equipe ortopedica dell'ospedale di Fabriano, diretta dal dottor Aucone, ha impiantato due protesi totali di ginocchio su misura a pazienti di 60 e 70 anni affetti da artrosi degenerativa. Gli interventi rappresentano la prima esperienza del genere in una struttura ospedaliera pubblica nelle Marche, la seconda in Italia, dopo l'Istituto Rizzoli di Bologna. Tasse sui rifiuti ridotte di tre quarti per le famiglie in difficoltà e quanto prevede il fondo Tari del Comune di Pesaro, che ha stanziato 200.000 euro per accedere al beneficio. Sarà necessario presentare una domanda dalle ore 9 di lunedì 1 agosto alle ore 13 di venerdì 30 settembre, esclusivamente in modalità telematica, accedendo al sito del Comune di Pesaro nella sezione servizi online, servizi sociali, fondo anticrisi Tari 2022. I richiedenti dovranno dimostrare di essere in regola con i versamenti Tari delle annualità precedenti e di aver saldato la prima rata con scadenza 16 settembre 2022. Il contributo verrà erogato agli aventi diritto fino all'esaurimento dei fondi. Nel caso in cui non siano sufficienti a coprire il fabbisogno, si procederà con la formazione della graduatoria sulla base dell'ISEE, con priorità, in caso di parità, ai nuclei più numerosi e poi a quelli con più minori di età inferiore ai 10 anni. Il Rotary Club ha consegnato 30 tablet di ultima generazione ad altrettanti centri di servizio per l'autismo. Uno di questi dispositivi è stato consegnato al CTL San Lazzaro di Fano e permetterà di migliorare l'interazione comunicativa e sociale tra la persona autistica e il suo interlocutore di riferimento. Questo progetto vuole dare la possibilità alle persone autistiche, mediante un dispositivo che usa software di comunicazione aumentativa alternativa, vuole cercare di desensibilizzare, di abituare le persone non verbali con autismo ad affrontare visite mediche, percorsi ambulatoriali o anche un semplice prelievo di sangue, che per loro può essere una cosa estremamente difficoltosa. Vogliamo iniziare un percorso per aiutare persone autistiche e famiglie ad affrontare questi eventi con maggiore serenità. Da parte di Alessa Marche e di tutte le famiglie ringrazio. Ma è un bel segnale, perché dimostra che questo centro, il centro diurno di Fano, collabora e trova sempre più connessioni e quindi si apre al territorio. Quindi grazie davvero a Rotary per la sensibilità che ancora una volta dimostra, e sono momenti importanti perché dimostrano che appunto c'è un'attenzione nei confronti di chi è più fragile, di chi ha vissuto appunto con ancor più difficoltà il periodo di distanziamento, che era fisico ma poi anche sociale, quindi per abbattere sempre di più queste distanze. Il Comune di Pesaro lancia un concorso di idee per due progetti che cambieranno il volto della città: la Green Line e la struttura del San Salvatore. Poi un incarico progettuale per Viale Trieste a partire da Piazzale D'Annunzio. La Green Line rientra nell'intervento di potenziamento della tratta ferroviaria Bologna-Lecce e riguarda una nuova circonvallazione, un tratto attraversabile a piedi e in bicicletta al posto delle attuali rotaie. A settembre partirà un concorso di idee per cominciare a capire come sviluppare il progetto dal punto di vista urbanistico. Stesse modalità e tempistiche per il San Salvatore. Con il via libera al nuovo ospedale di Muraglia, la linea dell'amministrazione è quella di destinare la parte ristrutturata agli ambulatori, mentre occorre ripensare la parte vecchia partendo da due temi: quello dell'invecchiamento della popolazione e delle patologie psichiatriche. Per Viale Trieste invece l'incarico verrà avviato a giorni per rendere il lungomare più spazioso, bello e sostenibile. La BCC di Fano quest'anno ha premiato 226 studenti meritevoli con le borse di studio. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi al Teatro della Fortuna. Merito e competenze premiate ancora una volta dalla Banca di Credito Cooperativo di Fano, che ha consegnato gli attestati a 226 studenti meritevoli delle scuole medie e superiori e dei corsi di laurea triennali e magistrali.
un evento che in 26 anni ha premiato quasi 3.000 persone in memoria di Mirko e Monica Buttaroni, giovani neosposini di Lucrezia deceduti nel ritorno dal viaggio di nozze in un tragico incidente aereo. Credere nei giovani e sostenere il loro impegno, ha commentato il presidente Rondina, significa non solo avere cura e rispetto delle nuove generazioni, ma anche rendere sempre più fertile quel terreno dove la comunità troverà dimora e opportunità di sviluppo. La banca ha radici importanti, perché questi nostri soci, tanti soci che abbiamo, vuol dire che hanno anche poi in famiglia una spinta a chiedere ai propri figli di studiare, di impegnarsi, e noi questa borsa di studio, che poi fa riferimento a un fatto, diciamo, che ci dispiace per come è avvenuto, per il fatto che ha coinvolto una coppia di sposi, tra le quali poi uno era nostro dipendente, Mirko, sicuramente abbiamo, da quella volta abbiamo continuato a fare questa, diciamo, iniziativa, e che veramente ci dà una grande presenza nel territorio con i nostri soci, e stasera abbiamo avuto la conferma. Nel corso della cerimonia è stato dato spazio anche alle testimonianze di giovani premiati in passato che hanno raccontato i loro percorsi di studio, l'ingresso nel mondo del lavoro o, come nel caso dell'astrofisico Rodolfo Canestrari, l'esperienza vissuta in Antartide. Sul palco del Teatro della Fortuna anche i giovani soci Bici Cifano di Lab Giovani Idee, insieme alle studentesse del Nolfi Apolloni, per illustrare i risultati di un'iniziativa di gruppo sviluppata attorno al tema La banca che vorrei. Notevoli anche i percorsi, oltre che di studio, anche professionali di questi ragazzi. Abbiamo contattato tante persone e abbiamo visto qual è stato il loro percorso professionale. Quindi obiettivo di questa serata è anche mettere in relazione queste persone che hanno avuto successo nella loro vita lavorativa, per essere da stimolo e da sprone per i ragazzi. Quindi ecco, una banca vicina ai giovani, lo testimonia anche il punto che è stato inaugurato di recente al Lido di Fano. Obiettivo della banca è mettere in comunicazione i giovani, sia attraverso i canali social, quindi a distanza, annullando le distanze tra Fano e il nostro territorio e i loro luoghi di lavoro o di vita familiare, ma anche un punto fisico di prossimità, appunto Giovani Lido, che lo affidiamo all'Associazione Giovani Soci nella logica di creare un confronto tra di loro. La banca per queste borse di studio ha erogato complessivamente 82.000 euro a favore degli studenti, c'è chi sta proseguendo il percorso di studi e chi invece ha già trovato un lavoro. Dopo, un mese dopo la laurea, ho dato subito il concorso per entrare in specializzazione. Fortunatamente è andato bene, sono entrato nella specialità in cui desideravo entrare e adesso studio radiodiagnostica ad Ancona. Grande orgoglio e soddisfazione anche per i familiari dei premiati che hanno potuto assistere alla cerimonia. Che cosa augura suo figlio? Ma lui, come tutti gli altri, veramente di investire tutte le loro potenzialità, di credere nelle loro potenzialità nonostante le difficoltà che si vivono anche in questo momento, di crederci. E il fatto che la banca creda nei ragazzi è una cosa veramente bella, positiva. Quella di oggi che esperienza è stata? È stata un'esperienza bellissima e sinceramente devo ringraziare anche la Banca di Credito Cooperativo, perché mi ha permesso di festeggiare questo momento, cosa che non era stato possibile farlo in maniera così ufficiale, visto che comunque ho fatto la discussione online per il discorso del lockdown. Quindi una bellissima iniziativa, ma anche proprio per i contenuti a livello esistenziale che ho potuto vedere, testimonianze belle di questi ragazzi, ragazzi che hanno anche vite diverse dalle nostre, quindi veramente, cioè, è stata un'esperienza umanamente bellissima, quindi veramente grazie alla banca e alla sua sensibilità. Arrivederci a tutti, viva la BCC! In occasione delle celebrazioni dei 600 anni dalla nascita di Federico da Montefeltro è tornato Urbino alla replica della pala Montefeltro di Piero della Francesca. Il capolavoro è stato collocato nella chiesa di San Bernardino, dove riposano le spoglie di Federico e del figlio Guidobaldo. La riproduzione, realizzata dalla compagnia Alta Definizione del gruppo Franco Cosimo Panini Editore, restituisce con fedeltà sia i colori che la superficie dell'opera, rendendo ben visibili la forma e le pennellate. Infatti, la digitalizzazione in gigapixel permette di ottenere un dipinto a elevata risoluzione. Con questa tecnologia le immagini sono formate da miliardi di pixel che consentono di ricreare l'opera nei più piccoli dettagli.
Lo scorso fine settimana si è svolta l'11ª festa del cacciatore organizzata da Federcaccia, sezione di Montemaggiore al Metauro. La manifestazione è iniziata con la gara di tiro a piattello a squadre che si è tenuta da venerdì a domenica presso l'associazione sportiva dilettantistica Tiro a Volo Carrarese. Domenica sera invece si sono svolte le premiazioni e una cena, simposium di Cartoceto, presenti 280 persone tra associati, familiari, autorità militari, istituzioni locali e regionali, come il vicepresidente Mirko Carloni e l'assessore Stefano Aguzzi. Estremamente soddisfatto il presidente di Federcaccia Allen Regini, che ha evidenziato come l'evento cresca ogni anno sempre di più. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Tra poco andrà in onda uno speciale dedicato a Fossombrone Teatro Festival con l'attore Fabrizio Bentivoglio. Vi ricordo l'appuntamento con la rassegna stampa domani mattina alle 7 con il direttore Marco Ferri. Buona serata.